Un saluto a tutti amici di Holo Series, io sono Alan, bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio permettermi di andare a parlare di un mostro sacro delle serie TV, Breaking Bad. E se per caso vi state chiedendo come mai fai un video su Breaking Bad con la maglia di American Horror Story, non lo so, stamattina mi sono alzato così e notavo come la scritta rispecchiasse molto il mio umore oggi. Normal people scare me. Ma torniamo alle cose importanti. Io questa serie l'ho guardata tutta, l'ho amata alla follia e mi è piaciuta talmente tanto che quando ho finito di vederla mi è venuta voglia di diventare uno spacciatore. Adesso la finisco di fare il coglione e vado al punto. Di cosa andiamo a parlare oggi? Per quanto Breaking Bad sia una serie che si conclude in maniera assolutamente perfetta, nel senso ogni tassello è rimesso al suo posto, niente viene lasciato al caso, ci sono comunque una serie di domandine sparse all'interno della serie che bene o male tutti ci siamo posti. Domande che cercheremo appunto di spiegare. E se ve lo state chiedendo, sì, parleremo anche dell'episodio della mosca. Perché l'ultimo episodio si chiama Felina? Ci sono varie spiegazioni e in un certo senso sono tutte corrette. La prima è che Felina è l'anagramma di finale o final, che in inglese e in italiano praticamente è la stessa cosa, ma per essere più corretti Felina è una parola composta da tre elementi chimici che sono ferro, litio e sodio, ovvero sangue, meth e lacrime, che sono le tre sostanze che diciamo vanno a riassumere l'intera serie. Perché Walt rifiuta i soldi di Gretchen ed Elliot? Walt, nonostante all'inizio sia quel tipo di persona che pecca molto in autostima, è comunque molto orgoglioso e testardo. Gretchen ed Elliot appunto si propongono di pagargli le cure per il cancro, ma il suo orgoglio non gli permette e non gli permetterà mai di accettare l'offerta. Anche quando suo figlio crea il sito web per la raccolta dei fondi, lui non può e non vuole accettare il denaro. Anche perché tanto ha già trovato un altro modo per guadagnarselo. Perché la meth è blu? La metanfetamina che produce Walt, come sappiamo, ha il caratteristico colore blu che poi la contraddistinguerà da tutte le varie meth già in commercio. Ma come mai questa scelta, ovvero perché i sceneggiatori hanno scelto proprio il colore blu? In primo luogo potrebbe essere il tentativo di falsare i test sui reagenti chimici, nei quali le sostanze positive e la metanfetamina assumono una colorazione blu. Una seconda spiegazione invece rimanda a tecniche di marketing. Gli spacciatori usano una grande varietà di metodi per brandizzare i loro prodotti e il ricorso ai colori non è appunto una novità. Pensate che in Ohio ha fatto la comparsa il crack verde e la DEA ha riportato il ritrovamento di cocaina rosa. Che significato ha l'episodio Fly? Eccolo, il tanto atteso episodio della mosca, lo possiamo chiamare praticamente così, perché ricordiamolo, hanno dedicato un intero episodio a Walt che cerca di uccidere una mosca all'interno del laboratorio. C'è chi l'ha definito l'episodio più bello di Breaking Bad, essendo stato girato interamente all'interno del super laboratorio sotterraneo e con i soli personaggi di Walter e Jesse. E c'è invece chi lo considera una cagata inutile. Ma perché tutto questo? Qual è la verità? Non molti sanno che lo stesso Gilligan ha dato una spiegazione a tutto ciò. Sognatori, preparati a rimanere delusi perché si tratta semplicemente di quello che viene chiamato battle episode, ovvero puntate in cui il budget viene ristretto a favore di episodi precedenti o in quelli che dovranno ancora venire. Quindi cosa fanno? Utilizzano location già presenti, si rinuncia alle guest star e boom, battle episode. Che fine ha fatto l'impero di Gustavo Fring? Uno degli scenari che ci viene un po' più difficile da poter immaginare è la completa distruzione dell'impero di Gus Fring. È davvero bastato semplicemente ucciderlo per sgominare la sua intera organizzazione criminale e arrendere Walter White il nuovo re della meth in America? Considerando che l'attività di Fring era già diffusa in tutto il paese, quindi da qui nasce anche un'altra domanda, ovvero qual è stato il destino dello Spoios Hermanos? La catena di fast food infatti veniva utilizzata da Fring per le sue attività criminali e per il riciclaggio di denaro sporco. Perciò che fine ha fatto dopo la morte di Fring? Lo scenario più attendibile è quello di un intero collasso della catena insieme al regno di Fring, ovviamente. Che fine ha fatto Skyler? Allora, Skyler, buoni, lo so che a sentir pronunciare quel nome ti salgono i peggio istinti omicidi, ma il fatto è che Skyler è inizialmente un supporto fondamentale per Walt, prima che scoprisse tutta la verità ovviamente, e anche prima che si facesse quagliare da Ted. Ci chiediamo quindi come possa aver reagito dopo la morte di Walt.
ci sono due possibili scenari. Uno, quello in cui compare in uno di quei squalli di talk show improntati sulle tragedie e sui racconti drammatici. Se Breaking Bad fosse stata ambientata in Italia, probabilmente Skyler sarebbe finita da Barbara D'Urso. Un secondo possibile scenario è quello dove rimarrebbe fedele al sentimento che provava per Walt, rinunciando ad ogni tentativo esterno di privargli di quest'ultimo prezioso ricordo. Skyler! L'ultima domanda, la più importante. Walter White ha vinto? Ha avuto modo di redimersi? E qui, senza se e senza ma, rispondiamo con un grandissimo sì. Walter White ha vinto su tutto e su tutti. Vince sul tempo, avendo combattuto la malattia fino all'ultimo accenno di forza. Vince sul rancore, che aveva minato un'amicizia. E vince su se stesso, avendo abbandonato quell'oscurità che era Heisenberg, per tornare, nell'epilogo, nelle vesti di un uomo candido e immacolato, ormai lontano da quello che era il professor Walter White. Per questo sono certo che nel pianto finale di Jesse risiede anche un pensiero di gioia per quel che è avvenuto con Walt, come un nodo che finalmente si scioglie, e per il fatto che lo stesso Walt se ne sia andato libero, seppur spiritualmente e moralmente. E così Walter White vince su tutto e su tutti. Skyler! Ragazzi, anche per oggi abbiamo finito. Voi avete altre domande? Se sì, sdigitatemele qua sotto. Sdigitatemele. Vi invito a lasciare un like se questo video vi è piaciuto. Cosa ne pensate di queste spiegazioni? Se volete, sdigitatemi un pensiero anche su questo. Io vi lascio un grandissimo saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Io sono All of Sirius.